Benvenuti nelle viscere, guardiani. La missione è semplice, ma non per questo meno infida. Dobbiamo recidere la connessione di Kalus alla piramide. Dovrete seguire la via per il luogo di recisione e piazzare degli amplificatori. Corvo, come sopra sul Leviatano, gli incubi si manifestano anche sotto. Il tuo assume la forma di Uldren Sob. Resistigli. Ogni amplificatore rafforza la recisione nella connessione del Leviatano all'oscurità. Comitato di benvenuto lealista più avanti. Forse c'è modo di aggirarlo. Il viaggiatore ti ha fatto rinascere per questo. Siamo assassini. Non ripudiarlo. Uccido solo se necessario. Giusto. Ammazzi solo chi se lo merita. Come lo psionico di Kaliato. Quello è stato un errore. Un errore. Per fortuna vi ha rimediato Saladin, proprio come faceva Mara. Più avanti c'è una barriera. Le spore del guscio consentiranno il passaggio. Abbiamo entrambi incontrato resistenza, guardiano. Dubito che abbia avuto problemi quanto te. L'ho vista all'opera. Almeno io non sono morto. Dai la resurrezione per scontata. Ricordi come implorammo Mara di salvarci, di renderci insonni mentre scivolavamo via dall'esistenza. Ma non stai mai zitto. Thank you.
guardiana. È il tuo secondo amplificatore. Bene. Il corvo indossa bene la maschera dello stoicismo, ma so che il suo incubo lo sta logorando. Dunque, guardiana, il corvo vuole essere me oppure teme di esserlo già? C'è una terza opzione? Struggersi nel miserabile limbo della tua vita? Gli infami ti trascineranno nella mia, prima o poi. Quegli elixni meritavano di riposare in pace. Io non avrei mai agito come te. Li abbiamo fatti rinascere. Dato loro una seconda occasione. Pensavo che appoggiassi le seconde occasioni. Il blocco è rimosso. L'energia ad arco è stata deviata attraverso un condotto vicino. Infami. Te l'ho detto. I nostri figlioli prodighi che tornano al padre. Non li senti che chiamano? Perché ci hai abbandonato? Oh, ma quanto risentimento! Ci puoi scommettere. Avevi tutto. E l'hai mandato in fumo per lei! Dalle ceneri sei risorto tu.
un guardiano, nobile, ammirato, perfino da lei. Sono pronto a finirla qui. Per questo hai cercato tanto di ricordarti di me, uccellino? Per poter mettere Uldren al rogo e dimostrare la tua indipendenza? È la cosa giusta da fare. Devo farlo. Quanti fallimenti nel fare la cosa giusta prima di accorgerti che il nostro fervore ci si ritorce sempre contro. Mara ti aveva completamente in pugno. Tutto ciò che faccio è perché lo voglio io. Certo. Il risultato è lo stesso, no? Ti sei fatto a brandelli finché della tua umanità non è rimasto più niente. Che ti è piaciuto? Eccola la differenza. Ti prego, eviteresti questi piagnucolosi moralismi con lo sprone giusto. Ci sei già andato vicino. Ecco perché scappi. Io non scappo. Vedremo. Il nostro retaggio chiama. Padre. Thank you.
terribile lama si manifesta dalla mia editrice. Cruel e solo, odiato proprio come lo eri tu. Puoi aiutarlo, ma tu non vuoi, perché sarebbe un altro passo verso di me. Ed è anche il motivo per cui non aiuti nostra sorella, dopo tutto ciò che Mara ha fatto per noi. Io non voglio il suo aiuto! Non è un duello, Corvo. Accetta le sue parole, ignorale, superale! No! No! Mi divertirò a estirparlo dal mio io. Provaci. Rimetterò radici ancora e ancora finché non avrai altro che me. Io... Eris, che cosa faccio? Ritirarsi non è una debolezza. Respira. Riproveremo. Datti tempo. Scusa se ti ho deluso. Sei qui per dirmi che non è colpa mia? Ciao, guardiana. So che è colpa mia. Puoi fare a meno di confortarmi con qualche banalità. Scappo dalla verità da fin troppo tempo. Ricordi? Quando sono arrivato alla città e ho raccontato tutte quelle bugie su chi ero o da dove venivo. Niente di male, giusto storielle per tenere la verità a distanza. Diciamo per riempire gli spazi vuoti. Quando poi ho saputo, ho ricordato che Uldren faceva lo stesso. Metteva in giro voci, raccontava le sue avventure in pubblico, insinuava dubbi in Mara per veder diffondersi queste storie. Siamo la stessa persona. Perfino nell'istinto. Ce l'ho nel sangue. Pensavo che avrei potuto farcela. Pensavo che avrei potuto dimostrare a Zavala, a Kayatol, a te e a tutti che ero migliore di lui. Ma le bugie hanno le gambe corte. Pare che la situazione sia molto più complessa di quanto pensassi. Il Leviatano è diventato una propaggine della piramide lunare che canalizza i sentimenti di vergogna e rimpianto nella realtà.
La piramide utilizzava questo espediente come sistema di sicurezza per impedire eventuali manomissioni, ma sul Leviatano. La cosa è intenzionale, malevola. La diffusione degli incubi sul Leviatano potrebbe minacciare la Terra e non solo. Il legame di Kalus con la piramide è pericoloso per tutti. Il corpo non era pronto ad affrontare i suoi demoni quando abbiamo tentato la recisione. E anche se potrei riuscire a consigliarlo per la prossima sfida, ci vorrà del tempo. Dovresti tornare sul Leviatano. Continua a mietere gli incubi e a sventare i piani di Kalus.